primavera del 2020, quando ci attendevamo tutti la partenza della Firenze FESL, la rievocazione della gara sportiva che si svolgeva nel primo dopoguerra qui a Firenze, quando l'arrivo della pandemia ha cambiato tutto e ha bloccato tutte le attività. Ci ritroviamo quindi a più di 2 anni di distanza a celebrare la rinascita della Firenze FESL. Una gara, anzi in verità una mostra dinamica, come la chiamano alla Scuderia Biondetti, che si articola quest'anno in 2 giornate, la prima, quella di oggi, un sabato, un giro all'interno della magnifica città di Firenze, e domani la gara vera e propria con l'ascesa alla collina di Firenze. Quando nelle gare ti presentano la lista degli iscritti, alla fine spunta sempre qualche sorpresa. Questa volta la sorpresa qui alla Firenze FESL è stata piuttosto grossa, perché c'è una bellissima Ferrari 250 TR testa rossa bianca che è veramente un spettacolo. Ultimi preparativi prima della partenza della gara, siamo qui alla base della salita per Fiesole, un percorso di 4 km, quindi sostanzialmente, come si diceva, una mostra dinamica con le auto schierate in parata.
Ciao! Appena terminata la premiazione della Firenze Fiesole con la proclamazione del Best in Show per questa fantastica Jaguar Biondetti Special, una one-off creata da Clemente Biondetti per correre, vettura fantastica. E a questo punto direi che la piazza parla da sé con tutte le vetture fischierate in piazza Mino da Fiesole, così si conclude la edizione 2022 della Firenze Fiesole. Noi ci vediamo settimana prossima per un altro evento fiorentino, la Firenze Siena, che ci vedrà ancora presente. Buon motorismo storico a tutti!